Realizziamo un cappietto. Ci andiamo ad agganciare in una maglia bassa del giro di 24 maglie basse in costa che abbiamo effettuato durante la lavorazione del braccio. Quindi ci agganciamo. Realizziamo una catenella, 2 catenelle, 3 catenelle, 4 catenelle, 5 catenelle. Saltiamo 2 catenelle, 1 e 2 e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella a fianco e un'altra maglia bassa nella catenella a fianco per un totale di 4 maglie basse. Nel punto a fianco ci andiamo ad agganciare e realizziamo una maglia bassa. In questo modo. Continuiamo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo 2 catenelle, 1 e 2 e sulla terza andiamo a realizzare una maglia bassa. Una maglia bassa anche in quella successiva. E di nuovo una maglia bassa nella catenella successiva. Per un totale di 4 maglie basse, nel punto a fianco andiamo a realizzare una maglia bassa. Nel Come vedete, le ditina stanno prendendo forma. Di nuovo 5 catenelle. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto e andiamo a lavorare sulla terza catenella una maglia bassa. Per una maglia bassa nella catenella successiva e un'altra maglia bassa nella catenella successiva. Per un totale di 4 maglie basse, nel punto a fianco realizziamo una maglia bassa. Nel Di nuovo 5 catenelle. Saltiamo 2 catenelle dall'uncinetto e sulla terza realizziamo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva. Un'altra maglia bassa nella catenella successiva. Per realizziamo una maglia bassa nel punto a fianco. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.